Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Abbiamo un bel mix geografico, culturale per il briefing di oggi. I nostri quattro ospiti, Sua Eccellenza Monsignor Joseph Naffa, della Chiesa Maronita in Libano. E Sua Eccellenza Monsignor Emmanuel Kofi Fianou, che viene da Ho, in Ghana, e il padre Valdir De Castro, che è brasilero, però è qui, abita qui a Roma come superiore generale dei Paolini, e l'uditrice Yadira Viera, che abita negli Stati Uniti, anche se la famiglia viene di Messico, lei lavora negli Stati Uniti con le famiglie immigrate. E cominciamo il briefing come sempre con Paolo Ruffini. Oggi ho poche cose da dirvi, se non che sta continuando da ieri pomeriggio la discussione nei circoli minori. Sono la commissione, quella per la redazione del documento finale e la commissione per la stesura della lettera diretta, la lettera breve diretta ai giovani che stanno lavorando e che il loro lavoro finirà oggi pomeriggio, di modo che domani possano essere lette in aula relazioni. Per quanto riguarda gli interventi nella congregazione generale sulla terza parte di Instrumentum Laboris, avrete distribuito l'elenco complessivo di tutti gli intervenuti, che però mano a mano vi abbiamo comunque già dato, però insomma per completezza. Grazie. Grazie Paolo. E cominciamo subito con Yadira. Hello, everyone. I'm Yadira, and I'm here representing the youth of the United States. I am currently working with immigrant families in the city of Chicago. Given the recent policies in the United States, a lot of our families are experiencing a lot of distress. And I have been working with a group of psychiatrists in providing low-intensity cognitive behavioral therapy to these families who are experiencing anxiety, depression, a lot of distress, also being impacted by a lot of community violence. And it's been an awesome opportunity for me to be able to partner with my parish and other clinicians who are dedicated to these families. And we see that this small project, it has had a great impact. And the reason why I'm at the Synod is to really motivate the church and the leaders of the church to take on this issue of mental health of the immigrant families in the United States and other parts of the world very seriously, because our families are suffering, our youth are suffering, our youth are in detention centers. We have children reaching milestones in detention centers, which is, it's inhumane. And the church must side with our youth, our families. I've also, within the Synod, we've discussed giving our youth the opportunity to show their leadership skills. A lot of our youth are eager to get involved. In the United States, we have a lot of them who are looking at social activism as a way of getting their humanity to get recognized. And the church must allow them to also show leadership within, and so making sure that our youth are protagonists and not just the way in which the church ministers to them, but also how the church ministers to other youth who don't even feel involved within the church. For me, it's been a very positive experience. A lot of the bishops seem very genuinely interested in bringing forth changes within their ministries. There are others who are still need to be convinced that our youth matter in the way in which we minister to them. I also, one topic that's been very interesting to me personally is how the church ministers to recently married couples. I just got married a couple of months ago, and we had a very wonderful pre-Cana training, and now we're married. Who do we go to? So that's one topic that for me is also very important.
And also, like, how do we, if we're going to invest in our youth, we also must invest in their families as a whole. So how do we, when we talk about vocation and discernment, we also need to bring in families to learn about these topics alongside their youth to be able to also help them discern at home and understand vocation in the home. So seeing that you can't minister to youth independent of their families. Thank you. Thanks, Yadira. Monsignor Nafa, we don't have Arabic translation, but we've got French, Italian, and English, so your choice. Posso comunicare prima in italiano oppure in francese anche. Allora, buongiorno, sono un vescovo libanese maronita, vengo con una comunità dei vescovi patriarchi orientali, e sicuramente noi partecipiamo al sinodo come anche vescovi responsabili dei giovani di tutto il mondo, ma soprattutto portiamo con noi la realtà dell'Oriente e del Medio Oriente in questo periodo difficile, ma anche che porta la grazia dei nostri giovani che hanno scelto di testimoniare per Gesù, per la loro fede, anche in situazioni critiche che arrivano a qualche volta fino al martirio. Portiamo con noi anche la difficoltà dei nostri giovani che sono costretti a lasciare i loro paesi, le loro città, per andare a trovare un posto più tranquillo per poter continuare la loro vita, e mette la nostra identità di una chiesa che vive in Medio Oriente in questioni nuovi sul futuro, su come possiamo procedere. Ma vorrei innanzitutto dire che noi siamo una chiesa di speranza, che stiamo lottando e anche consideriamo questa lotta come un'occasione di poter, come ho detto prima, di poter testimoniare della nostra fede, soprattutto nei momenti difficili. Praticamente, per essere accanto ai nostri giovani, e quella è stata la mia relazione, la mia proposta anche, abbiamo iniziato un progetto nuovo, quello di contatto online con i nostri giovani. Siccome sono sparsi ora nel quattro confini del mondo, mi è venuta anche a me questa idea di fare un tipo di istituto di catechismo, di scienze religiose online. Era una sfida nuova, questo è il quinto anno di questa esperienza, ma infatti è una novità, ma è un regalo del Signore, dico, perché all'inizio abbiamo pensato che saremo pochi, ora siamo 550 studenti sparsi in tutti i paesi del mondo in lingua araba. Abbiamo fatto la scelta della lingua araba per comunicare con i nostri, soprattutto che non c'è una lingua, diciamo, europea che può radunare tutti i giovani del Medio Oriente. All'inizio è stata solo così un modo di stare con loro, ma man mano abbiamo scoperto nuovi orizzonti con questo mondo. Tra l'altro ci sono giovani carcerati che hanno voluto, ecco, per non perdere questo tempo in carcere, anzi fare un cammino nuovo nella loro vita. Sono molto toccato con soprattutto un giovane che completamente paralitico, non ha che solo due pollici, con questi due pollici comunica ora con tutto il mondo, con i suoi compagni. E lui mi ha detto, prima di questa iniziativa, il mio mondo era ridotto a un lettino, ora mi trovo proprio nello spazio del mondo. Ma anche abbiamo assistito a alcune conversioni verso il cristianesimo con questo progetto. Giovani che volevano conoscere la fede cristiana non hanno la possibilità fisicamente di farlo, e anche c'è un'assistenza in questo senso. Ho proposto al sinodo che ci sia un ufficio speciale, spero, in Vaticano, che
mette assieme queste esperienze delle differenti paesi, perché anche abbiamo capito che esiste un'esperienza identica, diciamo, in Francia, in Italia, in America, in altri paesi. Ci sarebbe molto opportuno se qualcuno ci mette assieme, ci dà un aiuto tecnico, come fare, come migliorare questa nostra esperienza, come portarla proprio verso nuovi confini. Io per finire dico, la nostra gioventù ora si trova sui mezzi di comunicazione sociale, cioè il Papa Benedetto XVI ha detto di questo mondo l'agora, la nuova agora del terzo millennio. Secondo me la Chiesa è chiamata ad essere presente fortemente su questo mondo, soprattutto che ultimamente, nell'ultimo anno, abbiamo anche notato l'apertura di tantissime pagine che si vogliono cattoliche, ma che trasmettono un messaggio, forse con tanta buona volontà, ma un messaggio che non porta veramente la posizione della Chiesa cattolica. Allora forse la Chiesa è chiamata ad aiutare anche quelli, oppure a dare un riconoscimento ufficiale a quei siti che proprio veramente portano la vera posizione della Chiesa cattolica. Grazie. Grazie Eccellenza. Adesso è Bishop Fianu. Good afternoon to all of you. I'm Bishop Emmanuel Kofi Fianu. I am the Bishop of Ho in Ghana. At the Synod, I'm representing the Ghana Catholic Bishops Conference, because I'm one of the bishops who is responsible for the Council for the Laity in the country, with particular emphasis on the youth. Before coming to this synod, we had in Ghana the, what we call the National Youth Day, where we gathered youth from all the 20 dioceses in the country. This year was to be the turn of the Accra province to host the Youth Day, and so it was held in Accra, in the capital, and we had about 3,500 youth were present who stayed for 1.5 weeks, spending the first part of the period for parish experience, staying with families in different parishes and deaneries within the Accra Archdiocese. During that period, I visited one of the areas where this one of the deaneries, just to see what was going on. And I noticed how the youth were interacting among themselves from the various dioceses that were in that area, because every day coming back from the families, they had activities together. And also inspired by what I saw during the days that we were having the climax of the World Youth Day, I felt there was a constant need of our youth in particular, if not all the Catholics, for a deeper approach to the Word of God. It coincided well with my own interests, because for a number of years now I have been writing biblical reflections on the daily readings, and it started first as a printed material, but with time we felt it will reach more people at no cost if we did it digitally. So we started with sending them out via email, and gradually it has developed into the platforms which are available in the country now for various people. Some tell me it is not used only in Ghana, because initially also others were using it in Asia and other places, but now they tell me they themselves, they shared them with others, so that it has spread. And the challenging part for me is anytime I'm in an area where I don't have access to internet to post it, when I get back to an area, I'll get a lot of reminders, mainly from the youth, reminding me that, oh, your reflection has not yet come. Why? What has happened? You know, that kind of questioning. So I have to explain and excuse sometimes why it is not happening. And seeing that these two things go together, at the synod, I decided to focus on the area of what the youth were asking for. In the pre-synod assembly or meeting, one of the points they raised was that they wanted
the church to help them understand the gospels of Jesus in their own life situation. And I felt one of the ways to do that is through the use of the biblical pastoral ministry or the Bible apostolate. So I laid emphasis on the combination of the digital world as a form of ministry and the biblical pastoral ministry. In this way, I believe we, coming from my own Ghanaian background, where we have a lot of Pentecostal and charismatic churches that use the scriptures as one of the means of distracting our faithful or taking them away from the church, because they always tell them, oh, Catholics don't read the Bible, so if you want to know the Bible, better come to us. But realizing that from the apostolate I have been doing these biblical reflections, I have been in contact with many of the youth, and I see that what they are looking for is there, because they interact with me, they ask questions on what I have written for the reflection and other questions. I felt it was an opportunity for me to encourage all of us, first of all, we the bishops, the clergy, to be real ministers of the word, so that when we are able to drink deep into the word of God and we are on fire for this word, we can transmit it faithfully and more actively to the youth, and why not the rest of the members of the church. So I laid emphasis on the use of the digital world to transmit the word of God, pointing out that, you know, some our youth today live in a digital world, and most of them have their smartphones or their pads, and reading books today is not what is in vogue for most of them. So if we want them to read the Bible, we want them to be in contact with the Bible, one of the things that we do in the biblical apostolate is the distribution of the word of God, and not only its production or its interpretation. So the aspect of distribution and production could be digital, in the sense that if we are able to provide more digital platforms for using the word of God and teaching our youth how to access this and use it profitably, maybe we will be giving them what they will not get without the digital world. And so that way, we can evangelize through the digital world also. And in doing that, I believe we will help them also to become evangelizers, as they will have the word of God in hand. They will have it right before their eyes on the phone. And also teaching them the various methods of studying, sharing, and praying the word of God, and not only the Lectio Divina. There are many, many more methods which they can use, and whatever they find attractive, they will use that one. And as they themselves are on fire for the word of God, they will in turn evangelize their peers. Because we need to use the peer evangelization methods today to encourage the faith and to build the faith of the youth. They are ready to listen to one another. They have their own circles of communication, and they can use those means or those circles to propagate the word of God. I made this proposal, and I'm hoping that even for myself, it will be a way of going deeper into what I have been doing. But the synod itself is also a learning process for me, because I'm bishop for just 3 years, and I'm looking for new ways of doing what I am learning. And listening to the other synod fathers and the auditors, what they propose, especially in the area of pastoral care for the youth, I'm learning a lot. I'm taking note of what is happening in other dioceses and other countries. And my hope is to share this with the Bishops' Conference in Ghana, but also for myself to make use of some of these in my diocese. I've already started contacting my youth chaplain, the diocesan youth chaplain, and telling him when I come back, we have to meet. And I tell him, look at this area, look at that, and see what we can do. I believe this learning will enrich not just me, but the whole diocese. Thank you. Thank you, Bishop Fianu. Padre De Castro. Un saluto a tutti. Bene, io appartengo a una congregazione che lavora con la comunicazione, no? Allora, evidente, oltre accompagnare tutte le preoccupazioni riguardo la gioventù, io guardo specialmente questi aspetti della comunicazione che sono presenti nell'istrumento Laboris e anche nelle discussioni.
E eu preso in modo particolare lì nel mio intervento questi numeri 160 161 di Instrumento Laboris che parla di imparare ad abitare il mondo digitale. Cioè, la Chiesa deve imparare a abitare il mondo digitale. È una sfida, una grande sfida. Noi già abbiamo sentito che non è che la Chiesa non fa niente, no? Già abbiamo già molte iniziative, anche qui già abbiamo sentito dei nostri confratelli, ma ancora manca, manca molto, no? E in questo senso lì, nel sinodo, io cerco, dando la mia piccola parte, di aiutare a pensare questa realtà, no? Perché non possiamo avere paura di entrare in questo campo. Ho sottolineato in modo particolare l'affermazione sulla necessità della Chiesa di approfondire la propria comprensione della tecnologia, e in particolare l'internet, no? In modo a discernerli, a discernere come abitarla, anche come terreno fertile per la evangelizzazione. Io ho ricordato un passaggio di Papa Francesco nel messaggio della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di 2014, dove lui afferma che la rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di figli, ma di persone umane. Sono persone umane lì dentro. Anche, evidente, se ci sono, si parla dei pericoli e ci sono rischi, ci sono, ma anche nella vita concreta ci sono tanti rischi. Forse lì è in una forma più accentuata, no? Ma dobbiamo affrontare. Allora, considerando che i giovani sono totalmente immersi nell'ambiente digitale e che uno dei passi, questo è importante, uno dei passi nell'evangelizzazione è creare relazioni umane come condizione per portare l'annuncio salvifico di Gesù. Se non abbiamo relazioni, come possiamo portare l'annuncio? Talvolta noi vogliamo portare l'annuncio senza creare relazioni umane, è evidente, la rete aiuta. E questo significa che il mondo digitale o l'ambiente digitale è un campo imprescindibile in questo orizzonte. Ho ricordato anche un pensiero di Papa Benedetto XVI nel messaggio della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di 2011, quando lui diceva, interessante, di avere un stile cristiano dentro o nell'ambiente digitale, no? Guardando come una opportunità il mondo digitale, come vivere o come dare la testimonianza cristiana lì, in questo universo. E ricordo le sue parole, lui diceva: comunicare il Vangelo attraverso i nuovi mezzi o i nuovi media significa non solo inserire contenuti dichiaratamente religiosi sulle piattaforme dei diversi mezzi, ma anche testimoniare con coerenza nel proprio profilo digitale e nel modo di comunicare scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente coerenti con il Vangelo, anche quando di esso non si parla in forma esplicita. Magari possiamo noi come Chiesa, nella pastorale giovanile, aiutare i giovani ad essere presenti nell'ambiente digitale, con libertà, con prudenza, con responsabilità. Lì è il nostro ruolo di educare i giovani. Possiamo motivare i giovani ad essere protagonisti nell'evangelizzazione, non soltanto destinatari dell'azione della Chiesa, essere protagonisti nel mondo digitale. Perché? Perché i giovani sono quelli che conoscono il linguaggio e la grammatica delle reti
e dei social media. Pertanto, sono quelli che meglio possono inculturare il Vangelo in questo ambiente. Allora, è più o meno questo che vorrei parlare in questo inizio, no, della conferenza. È per dire, dobbiamo affrontare, no? Essere, sì, evangelizzare per i giovani, no? Inviare il messaggio, ma con loro, aprire le porte delle chiese, no? Delle comunità e anche del mondo digitale, perché loro possono dare la sua parte nell'evangelizzazione in questo ambiente. Grazie, Padre De Castro. Adesso a voi. Due qua, caricato e poi dietro. Cristiana Caricato, TV 2000, volevo chiedere al prefetto, oppure a te Greg, se avete numeri sull'hashtag Synod 2018, cioè numeri su come viene seguito sui social il sinodo, visto che il cardinale Baldissari all'inizio aveva detto che ci sarebbe stata anche, no, questa appendice mediatica. E poi volevo chiedere ai due vescovi, Monsignor Nafai e Monsignor Kofi Fianu, se loro pensano a queste piattaforme, come certificarle dal punto di vista cattolico, in che modo, cioè un bollino, un'approvazione, oppure una piattaforma dove confluiscono poi tutte le varie piattaforme, i vari siti. Paolo, non so se tu hai... Non ce li ho adesso così. Magari li potremmo avere, però, perché è interessante vedere come, diciamo, lo seguono poi i giovani, no? Sì. Allora, questo ambito di riconoscimento è stato il lavoro di una tesi dottorale fatta in Francia, in cui sono stato membro della giuria. Allora dico due cose. Nello studio abbiamo scoperto che creare una piattaforma per la Chiesa non è una cosa adeguata, perché ora si dice che i giovani non entrano più su Facebook, sono solo gli adulti. Nello studio abbiamo detto non è vero, perché c'è un numero di gente, di giovani che sono entrati su Facebook che ora sono adulti. Allora, ogni generazione creerà per forza la sua piattaforma, perché non vuol adeguarsi alla generazione prima. Allora, la Chiesa è piuttosto chiamata ad andare a tutte le piattaforme seguendo la gioventù, seguendo la gente. Qual è la mia proposta? Sarebbe allora di fare un tipo di ISO, cioè un sito web, una... anche catena televisiva, o qualcuno vorrebbe essere considerato come quello che porta proprio il messaggio della Chiesa, deve presentare una domanda a questo ufficio che propongo, presentando veramente un po' il programma, come fa, seguendo alcuni criteri che l'ufficio porrà. Se è adeguato, gli danno un luogo, un logo, un riconoscimento che lui porta, diciamo, il messaggio vero della Chiesa. I think the control of this digital system depends very much on also on our administrators, those who administer the pages for us, because they are the ones who can sift through and know where the people are reacting from and whether those who are anybody has cloned it or not. So I rely more on them to see that it is well kept. Susie Pinto, EWTN News Nightly. My question is for Yadira. Yadira, I'm also from Chicago and also a daughter of immigrants, so it's nice to see you on the panel today. The church says that governments have two duties, and neither that need to be carried out, and neither of which should be ignored. To first, to welcome the stranger, and then also to secure one's border. So what would you say to critics who say that the church, especially the church in the United States, is paying more attention to one of those duties in an environment that's very polarized and also politicized, political, especially with the midterm elections around the corner?
I think it's important to address what's going on in the countries that these families are fleeing and how the church can advocate on their behalf and speak to the leaders of those countries, because yes, it's important to have a secure border, but that doesn't mean that suddenly violence or terrorism in other countries is going to stop. And so it's important for our church leaders to really address other leaders, whether they're in secular institutions or not, to make sure that we promote pro-migration policies, but also address violence, address war and terrorism, and make sure that we invest in families, especially the poor who are fleeing poverty in some cases, but also like the role of women. A lot of women in Mexico are fleeing Mexico because of the violence. And I mean, a lot of these families aren't just going to the United States, and I'm speaking because I'm in the United States. They're not going to the US because they want to go on vacation. Like, they're risking a lot. They're risking their lives. They're leaving so much behind. A lot of them only have the clothes that's on their back. And to then receive the treatment that they're receiving in the United States is, again, very inhumane. And we forget that these families are valuable. And it's important to address what's going on in those other nations that's prompting these families to flee and to sacrifice everything, even risking and taking their own young children with them, knowing that crossing the border is a massive risk. And a lot of people die trying to cross the border. Altre domande? My name is Deb Rose Milovec, and I'm with Focus Future Church. I wanted to ask Yadira another question. You had a wonderful interview with Luke Hansen, and it appeared in America Magazine. And I just wanted to take up a couple of the points that you made of what's going on at the Synod. You said that the role of women in the church can be overlooked, and that sometimes it's a bit discouraging. And you also said that the issues of gender and sexuality were being discussed extensively in your small group. It was controversial and heated, is the quote. And then you also said you felt very passionate about what's going on with our LGBT brothers and sisters. So if you could just sort of comment and make help us to understand more about what's going on, I'd really appreciate that. Yeah, in relation to the role of women, it's unfortunate that our religious sisters aren't able to vote. Just Tuesday night, I was able to read part of a report with Bishop Edwards, and to me, that was a big step in terms of giving women a voice within the Synod. I mean, they can still provide interventions, but it's also important to consider seriously giving them the opportunity to vote, because they also invest in the spiritual development and the formation of church members. And it's very important to give them credit for the amazing work that they do with the poor and vulnerable. So for me, that was a big moment. And it was, I just looking before the bishops, it was a wonderful view, especially when I was able to make eye contact with several of them as I was sharing the report. And I thought to myself, like, I wish more women had the opportunity to have the view that I have now and be so close to the Pope in sharing such an important report on what the youth need in the church, how ministry could be improved. But just the opportunity to stand before and have that voice was a big deal for me and for the church. In terms of the topic of the LGBTQ community, we were talking in terms of how do we better minister to a group that has been, that feels attacked, that oftentimes when ministered in a poorly manner, they feel like they're displaced and that the church doesn't want them. We know that's not true. Any Catholic knows that that is not true. But like, our doctrine isn't going to change. We just need to find a way to make them feel that, like, Jesus loves them. We hold them to the same standard as any heterosexual person who is having extramarital relations. And so it's important to make sure that we communicate that. And the church is here for them. But, like, it's tricky ministering to a group that already feels attacked.
Altri? No. Ok, grazie. Adesso qualcuno può rimanere, Yadira va nel salutino, invece Monsignor la fa qui in sala. Se c'è qualcuno che vuole fare una breve intervista, televisione o radio, e anche Padre De Castro. Grazie.